C'è la barbarie nel vergognoso Museo Lombroso di Torino. Con quale diritto 1.000 crani di eroi duo siciliani vengono ancora tenuti prigionieri come trofei di guerra in questo museo? Perché, dopo più di un secolo e mezzo, ancora non viene data loro una degna e cristiana sepoltura? Perché questi crani non vengono restituiti ai loro paesi di origine? Questo museo è la vergogna più grande per Torino, per il Piemonte e per l'Italia unita. Le teste mozzate esposte in questo museo sono quelle di padri di famiglia e di patrioti del Regno delle Due Sicilie che si opposero alla ferocia dei piemontesi, invasori ed assassini. Un certo Ezechia Lombroso, che poi cambiò nome in Cesare, di etnia ebraica, è il teorizzatore della interiorità della razza meridionale. Tutte le sue teorie sono state smentite dalla medicina ufficiale. C'è la barbarie a Torino, c'è la barbarie e gente cattiva che ancora, dopo più di un secolo e mezzo, non si decide a chiedere perdono al popolo duo siciliano e all'Italia intera per tutti i crimini commessi in nome di una falsa, distorta ed inesistente unità d'Italia. Dovrebbe essere il Parlamento italiano in primis a far aprire gli archivi storici e a far conoscere a tutti la verità. I bersaglieri, tanto decantati, furono feroci e sanguinari. C'è la barbarie a Torino e c'è la barbarie anche nella Mole Antonelliana. Nella Mole Antonelliana c'è una enorme statua di Moloch, che è la divinità del male assoluto. La Mole, ancora oggi, dopo più di un secolo e mezzo, è sempre l'edificio nettamente più alto della città e domina, ben eretta su di essa, con la sua caratteristica sagoma fallica taurina, alta 168 metri, come fortemente simbolica della più che secolare egemonia della locale comunità ebraica su tutta la città. C'è la barbarie a Fenestrelle, che è stato il più grande campo di sterminio del mondo. A Fenestrelle furono massacrati i soldati del Regno delle Due Sicilie ed i loro corpi sciolti nella calce viva per disperdersi poi per sempre nelle fredde acque del torrente Chisone, affinché non restasse traccia di questi aberranti crimini. Ed io mi chiedo come mai i piemontesi non si vergognino di mostrare questi orrori. Ma la risposta c'è. Non si vergognano di nulla, poiché hanno vinto una guerra sanguinaria. Italiani che massacrarono altri italiani. Povera Italia unita, che unita non lo è mai stata. Tutti i libri di storia devono essere riscritti.